Due suggerimenti che non ti ha dato mai nessuno per trovare la tua strada nella vita. Prima di vederli, però, vorrei chiederti un favore: metti un bel mi piace a questo video e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Bene, partiamo. Ho spesso parlato all'interno di Efficacemente, del blog, di come trovare il proprio scopo nella vita, di come trovare la propria strada nella vita. Se riusciamo infatti a capire cos'è che ci accende, quali sono le nostre passioni, abbiamo un modo anche di realizzarci, di essere più felici, di essere più determinati, più motivati, di essere anche più focalizzati. Trovare la propria strada, il proprio scopo, quindi, è uno di quei passaggi fondamentali per accelerare il nostro percorso di crescita personale. E come ti dicevo, nel corso degli anni ho suggerito tantissimi esercizi, domande e strategie per trovare la nostra strada, per capire cos'è che ci accende davvero. Nella descrizione ti ho messo tutti questi approfondimenti se vorrai scoprirli. Oggi avevo in mente però un video un po' diverso, un video in cui parlare di due tecniche, oddio, non so se chiamarle tecniche, due suggerimenti, perché si tratta di qualcosa di molto immediato, però anche insolito, che spesso non abbiamo sentito nei vari libri che ci suggeriscono come trovare il nostro ikigai o il nostro scopo nella vita. Questi suggerimenti sono molto più immediati, molto più semplici, ma secondo me anche più brillanti, perché appunto ci fanno osservare il problema da un altro punto di vista. E sono i seguenti. Primo suggerimento: se vuoi trovare la tua strada, il tuo scopo nella vita, devi fare più esperienze. Fare più esperienze ci aiuta a capire cosa ci piace, cosa ci piace meno, ci aiuta anche a conoscerci meglio. Quando parlo di fare più esperienze, parlo di esperienze non solo naturalmente lavorative, ma proprio esperienze di vita. Prova quello sport, prova quell'avventura, prova quel viaggio, prova a parlare con persone che siano al di fuori della tua sfera naturale di relazioni. Leggi quel libro su una competenza, su un argomento a cui non eri abituato. Il punto però qual è la difficoltà? È che fare esperienze ci costa fatica. Come esseri umani siamo abituati a replicare quotidianamente tutta una serie di abitudini e di comportamenti. Se li replichiamo, infatti, il nostro cervello va con il pilota automatico e non deve investire nuove energie, non deve riconsiderare la realtà attorno a sé, perché la conosce. Se fai le stesse cose ogni santo giorno, un po' muori dentro, però il tuo cervello è contento perché non deve sprecare nuove energie. Quindi fare esperienze deve essere un qualcosa che facciamo con intenzionalità, deve essere un qualcosa che siamo determinati a fare, altrimenti, naturalmente, come esseri umani, tendiamo ad essere abitudinari, tendiamo ad essere ripetitivi. Quindi, se veramente ci tieni a scoprire cosa ti accende, a scoprire, a capirti anche meglio, a scoprire qualcosina in più di te, fare nuove esperienze è fondamentale, ma ricordati che è un qualcosa che devi fare in maniera intenzionale. Vuoi fare quella escursione? Programmala, pianificala, altrimenti continuerai a dirti sì, un giorno magari farò quell'escursione, o sì, un giorno farò quel viaggio, o sì, un giorno leggerò quel libro, e poi non lo farai mai. Mettile a calendario certe cose e a quel punto quelle esperienze faranno parte della tua vita. Non è detto che tutte queste esperienze siano belle. Alcune di queste esperienze saranno terribilmente noiose, alcune terribilmente faticose e non ti daranno alcun piacere, ma alcune si riveleranno qualcosa di inaspettato e lì avrai un mattoncino in più per capire qual è la tua strada, cosa vuoi fare nella tua vita, dove vuoi spendere il tuo tempo e le tue energie. Quindi questo era il primo consiglio. Il secondo suggerimento che voglio darti per trovare la tua strada nella vita è quello di guardare a tutto quello che fai abitualmente o hai già fatto. Il punto è che nel corso degli anni abbiamo già fatto tutta una serie di esperienze, soltanto che magari non abbiamo riflettuto su queste esperienze. Ogni giorno guardiamo tutta una serie di video su YouTube, ogni mese leggiamo tutta una serie di articoli o facciamo tutta una serie di approfondimenti. Quindi il secondo suggerimento che ti do per trovare il tuo scopo e per trovare la tua strada è comprendere dove scorre naturalmente la tua attenzione
dove la tua passione già va in maniera naturale. Se fai caso ai siti che visiti abitualmente, quindi alla cronologia del tuo browser o alla cronologia dei tuoi video YouTube, quali sono gli argomenti che approfondisci di più? Quando l'algoritmo dei social o di YouTube ti propone una serie di video, su quali vai a cliccare? Perché proprio su quegli argomenti? Cos'è che ti appassiona di questi argomenti? O ancora, se segui determinate persone sui social, personaggi anche famosi, quali caratteristiche di questi personaggi ti attraggono, ti appassionano, quali vorresti replicare nella tua vita? Perché? Lo stesso vale per mille altri argomenti che già stai o esperienze che hai già fatto nella tua vita. Chiediti perché ti piacciono così tanto, cos'è che ti attrae di queste esperienze? Perché se vai ad analizzare tutto quello che hai già fatto, se inizi ad unire i puntini della tua vita, questo ti aiuterà a darti un'indicazione molto chiara su qual è la direzione che puoi prendere. A volte, quando i miei lettori mi dicono mi piacerebbe trovare lo scopo della mia vita, mi piacerebbe trovare la mia strada, in realtà probabilmente hanno fatto tutta una serie di esperienze che se messi insieme darebbero delle indicazioni fondamentali per capire su cosa dovrebbero investire. Soltanto che quando abbiamo certe informazioni davanti ai nostri occhi è come se fossimo ciechi a queste informazioni, sono proprio davanti a noi ma non le vediamo. Ti faccio un esempio: la mia passione per la crescita personale è nata a 18 anni con il famoso libro che mi regalò un imprenditore durante uno stage, ma mai avrei pensato a 25 anni, appena laureato, che il mio lavoro sarebbe stato quello di imprenditore digitale che parlava di crescita personale. Eppure fin da giovane avevo questa passione per la crescita personale, non solo, avevo anche un'enorme passione per tutto ciò che erano le nuove tecnologie, internet e tutto ciò che arrivava dagli Stati Uniti. Ecco, il mio lavoro oggi a 40 anni è stato proprio l'unione di queste due grandi passioni che già avevo a 18 anni, che già avevo a 20 anni. Eppure ho fatto un corso di laurea di ingegneria, ho lavorato come manager in una società di consulenza, quindi avevo determinato un percorso a livello logico, razionale, che era un percorso che in fin dei conti mi piaceva e mi ha dato molte soddisfazioni, ma non era in linea con le passioni che avevo fin da giovane, fin da ragazzo. Adesso che sto vivendo queste passioni, sento quanto la mia vita sia molto più allineata con certi valori, con certe passioni. Il punto è che io queste cose le sapevo già a 20 anni, ma non mi ero ascoltato. E lo stesso può valere per te. Probabilmente tu sai già qual è la tua strada, sai già cosa ti appassiona, ma non hai forse il coraggio per buttarti, perché pensi che quella strada non sia percorribile, che quella strada non ti permetta di vivere una vita dignitosa o di avere dei guadagni da parte di quella passione. Ma ti invito ad approfondire se sia realmente così, perché anche nel mio caso io non pensavo fosse possibile costruire un'intera attività, un intero business attorno a questa mia passione. E all'epoca, quando ho iniziato, probabilmente era molto difficile, anzi è stato molto difficile farlo. Oggi è molto più semplice. Il punto però non è questo, il punto è che se hai una passione, se un qualcosa ti appassiona veramente, quello è il tuo vantaggio competitivo. Perché se una persona lavora perché sente un dovere nei confronti di quel lavoro, non potrà mai competere con una persona che certe cose le fa per gioco, che certe cose le fa perché è fondamentalmente appassionato e quindi non si ferma, va avanti, e anche di fronte alle difficoltà semplicemente le vede come un bel puzzle da risolvere. Ecco, erano questi due suggerimenti che ti volevo dare oggi per trovare la tua strada. Cerca di fare nuove esperienze, ma cerca anche di trovare un filo conduttore tra le esperienze, le passioni, ciò che naturalmente già ti attrae o ti ha attratto in passato. Questi due suggerimenti messi insieme ti permetteranno di conoscerti meglio e di conoscere qual è la tua strada. Noi ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!